e dove sta chi dice, ma lui amava solo Pisa. Bravissimo ballerino e coreografo Giuseppe Ferraro, che già conosciamo per tanti exploit qua al Teatro Vittoria di Diamante. Allora, ci vuole raccontare cosa è successo questo pomeriggio? Ciao, grazie per essere stati presenti. Niente, abbiamo girato il videoclip dello spettacolo show Il mio fratello e il figlio unico. È uno spettacolo tributo a Rino Gaetano, è un po' anche un percorso itinerante verso i paesi, diciamo, più belli, i borghi più belli della nostra Calabria, quindi come non passare per Diamante. Dai costumi, anche dal suo costume, si intuisce che si parla di Rino Gaetano e anche un'ambientazione anni 70, diciamo hippie, figli dei fiori. Esattamente, l'abbiamo cercato di ricostruirla, anche se lo spettacolo verrà un po' riportato ai tempi d'oggi. I costumi un po' risalgono all'epoca degli anni 70, però lo show, considerando l'attualità dei testi di Rino Gaetano, è stato un po' riportato in chiave moderna. Io sono un po' preoccupato per loro, perché è vero che hanno ballato per un po' di tempo, però fa freddino. Le vogliamo presentare comunque, se lo meritano. Sì, certo che se lo meritano, anzi il merito è prevalentemente loro, perché sono sempre presenti in ogni progetto e quindi se è possibile realizzare anche queste belle cose, perché ci sono delle belle persone, delle bravissime professioniste quali sono loro. Ah, un invito ai diamantesi, ai cittadini del territorio a venire a vedere lo spettacolo. Lo spettacolo sarà il 20 di marzo col matinè per le scuole e il serale, quindi invitiamo tutta la città di Diamante sperando di poterlo riproporre, perché no, anche al Teatro dei Ruderi. Partiva il mercenario con un figlio da sfamare ed un nemico a cui sparare. E partiva il mercenario verso una crociata nuova per difendere un'effigie e per